Popolazione di mammiferi soggetta a piccole variazioni periodiche con periodo di un anno e sensibili variazioni periodiche con periodo di 16 anni. Il numero di individui della popolazione è rappresentato con questa formula. N0 è la popolazione media, corrisponde a 10.000 unità, e il tempo è misurato in anni. Determina velocità di variazione e numero di individui nella popolazione dopo 2, 4, 8 e 10 anni. Questa è la formula sviluppata con le moltiplicazioni, si vede il valore medio N0 da 10.000 unità, 10K, poi si vede questo primo coseno oscillante con periodo un anno e ampiezza un decimo di N0, quindi un decimo di 10K, di 10.000, fa 1.000, quindi oscilla con ampiezza 1K. L'altro coseno invece ha un periodo più lungo, 16 anni, e anche le oscillazioni sono più ampie perché è metà di N0, N0 è 10.000, quindi sono 5.000 unità. Qui si vede nel grafico il valore medio 10K, in verde il coseno oscillante con periodo un anno, qui sono riportati 16 anni. Questo coseno oscillante ha un'ampiezza soltanto di 1K, quindi oscilla fra 9 e 11, mentre invece l'altro coseno di periodo 16 anni è questo e presenta ampiezza di oscillazione di 5K, quindi oscilla tra più 15 e più 5, cioè oscilla 5K sopra e 5K sotto rispetto al valore medio. La funzione totale della popolazione è la somma tra il valore medio e questi due coseni oscillanti ed è rappresentata da questa curva doppiamente oscillante di colore rosso, che rappresenta l'oscillazione verde modulata dall'oscillazione blu, cioè rappresenta l'oscillazione del coseno da periodo di un anno, questa modulata però in ampiezza dall'oscillazione del coseno con periodo 16 anni. Le domande del problema sono molto semplici perché sono calcolare la popolazione dopo 2, 4, 8 e 10 anni. Si può fare con i calcoli, ma anche più facilmente con il grafico. Cominciamo con i calcoli, dopo 2 anni raccogliamo di nuovo N0 a fattor comune e andiamo a sostituire al tempo 2 anni, sia qui che qua. Quindi 2 anni qui, 2 anni qua. Poi andiamo a fare i calcoli. L'angolo, coseno dell'angolo, l'angolo è 4 pi greco, l'altro angolo è pi greco quarti. Ma il coseno di 4 pi greco è 1 perché 4 pi greco sono due giri. Quindi il coseno ritorna come all'angolo 0, vale 1. Il coseno di pi greco quarti invece vale 1 su radice di 2. Quindi il risultato è 10.000 che moltiplica 1 più questo 0,1 per 1, 0,1 più 0,5 diviso radice di 2, 0,5 l'ho scritto come un mezzo. Il calcolo della popolazione dopo 4 anni è più semplice e si può fare anche graficamente, perché dopo 4 anni il coseno di colore azzurro, quello di periodo 16 anni, si trova ad assumere il valore 0 praticamente, perché si trova sul suo valore medio. E che valga 0 è confermato anche dai calcoli, andando a sostituire nella formula di prima, anziché 2 anni, 4 anni, viene il coseno di pi greco mezzi che fa 0. Allora rimane il valore medio da 10K da sommarsi a questo picco verde, cioè il massimo da 1K del coseno di periodo un anno, e perciò viene 11K. Questo è confermato anche dai calcoli, perché andando a mettere qui anziché 2 anni 4 anni viene il coseno di 8 pi greco, che corrisponde al coseno di 4 giri, fa 1, e quindi il calcolo finale è 11K. Insomma, sarebbe il valore medio senza il contributo del coseno lungo, ma con il contributo di 1K del coseno corto. Dopo 8 anni la situazione pure è molto semplice, perché abbiamo il coseno lungo che vale 5K e dobbiamo sommare la fluttuazione del coseno corto che vale 1K in alto, quindi 6K. È questo valore che si trova qua sul picco. Infine, dopo 10 anni basta sostituire di nuovo nelle formule, invece che 2 anni, 10 anni, sia qui sia qua, si fanno i calcoli, viene il coseno di 5 quarti pi greco, cioè 5 volte pi greco quarti. Pi greco quarti è 45 gradi, la metà dell'angolo retto. Quindi
1, 2, 3, 4 e 5. 5 quarti pi greco è questo angolo, il suo coseno vale meno 1 su radice di 2. Facendo i calcoli, questo è il risultato della popolazione dopo 10 anni. Passiamo quindi all'ultima domanda, la rapidità di variazione della popolazione, quanto rapidamente varia? Basta quindi fare la derivata della funzione data, che era questa, quindi quando deriviamo i 10k spariscono, è una costante. Il coseno, i coseni diventano meno seni ed eccoli, meno sen, gli angoli rimangono gli stessi, ma poi vanno derivati anche gli angoli perché è derivata di funzione composta. Quindi si deriva qua dentro 2π greco su un anno e la derivata dell'altro argomento è 2π greco su 16 anni, da moltiplicarsi per 1000 e 5000, 1k, 5k. 1k e 5k, dopodiché si raccoglie a fattor comune e si ottiene questa formula generale. Si sostituisce al tempo 2 anni, 4 anni, 8 anni e 10 anni e si trova per esempio la rapidità di variazione della popolazione dopo 2 anni, cioè nell'istante 2 anni, che in questo caso, facendo i calcoli, viene questo valore. E poi si fa la stessa cosa per gli altri istanti di tempo.